dall'Easy Bank Music Place le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Eccoci, siamo qui nell'Easy Bank Music Place, sul palco in piedi, lo diciamo perché ci sta seguendo in radio, e oggi c'è con noi una grandissima artista e siamo contentissimi di rivederla qui a pochi giorni di distanza dal Festival di Sanremo. Ma poi è di una bellezza esteriore, interiore, veramente fuori dal comune. Noi siamo felicissimi di accoglierla, ci regalerà anche dei momenti live molto, molto belli. Direi che il primo ce lo regala subito, Mariposa, Fiorella Mannoia. Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arance e di spine. Sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa sopra l'altare, un grido nel silenzio che si perde nell'universo. Sono il coraggio che genera il mondo, sono uno specchio che si è rotto, sono l'amore, un canto, un corpo, un vestito troppo corto, una voglia, un desiderio, sono le quinte di un palcoscenico. Una città, un impero, una metà, sono l'intero. Ai 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 ai. Mi chiamano con tutti i nomi, tutti quelli che mi hanno dato, e nel profondo sono libera, orgogliosa e canto. Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo, ho amato in un bordello e mentito non sai quanto. Sono sincera, sono bugiarda, sono volubile, sono testarda. L'illusione che ti incanta, la risposta è la domanda. Sono la moda, l'amore, il vanto, sono una Madonna e il pianto, sono stupore e meraviglia, sono negazione e orgasmo. Nascosta dietro un velo, profonda come un mistero, sono la terra, sono il cielo, valgo oro e meno di zero. Mi chiamano con tutti i nomi, tutti quelli che mi hanno dato, e anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto. Sono stata tua e di tutti, di nessuno e di nessun altro, con le scarpe a piedi nudi nel deserto e anche nel fango. Una nessuna, centomila, madre, figlia, luna nuova, sorella, amica mia, io ti do la mia parola. Radio Italia, solo musica italiana, Fiorella Mannoia. Ciao Fiorella, prenditi, grazie. Prenditi l'applauso di questo pubblico, Fiorella, meritatissimo. Grazie, grazie. Vabbè, sono qui per te, sono qui per te. Grazie di cuore. Allora, intanto grazie per questo regalo che ci hai fatto, lo ricordiamo, ha cantato dal vivo qui sul palco del nostro Music Place a Radio Italia, solo musica italiana. Non è la prima volta che la fai dal vivo sta canzone, però. Beh, così sulle basi, sì, ancora non dal vivo con l'orchestra, con il gruppo. Succederà presto. Ci fa piacere averti qui e complimenti per il brano, perché è molto bello, perché grazie. Le sonorità sono bellissime e lo sappiamo, eccetera, ma è importante il testo di questa canzone. Sì, beh, questo è un manifesto femminile, cioè c'è descritta la donna dai tempi in cui eravamo in cima al rogo fino ad arrivare ad oggi, nel bene, nel male, non c'è vittimismo, siamo volubili, siamo testarde, siamo bugiarde, cioè siamo tutto questo, ma tanto altro ancora.
Vero. Meravigliosa questa ci accomodiamo visto sì, che ci hanno messo degli sgabelli, prego, grazie, eccoci qua. Oh, tra l'altro, molto bene. Con Mariposa ti sei portata insomma a casa il premio Sergio Bardotti per il miglior testo, insomma sì. Te lo aspettavi? Ci speravi? Beh, magari? Onestamente sì, ci speravo. Non ho mai pensato al podio, sono andata lì all'insegna del divertimento perché questa volta avevo proprio deciso che mi volevo divertire. Su quel palco ho fatto di tutto e di più. È il momento, alla mia età, con tutta questa carriera alle spalle, era il momento in cui veramente me lo volevo godere con gioia. E così è stato. Una per liberazione. Sì, proprio ero andata lì con l'idea. Infatti ci siamo veramente tanto divertiti. Sul palco e dietro le quinte ci siamo divertiti. Eravamo un bel gruppo e ci siamo divertiti. Si è anche visto. Poi mi piace anche il passetto che fai nel balletto quando fai il brano. Quel passetto lì è bellissimo, nel senso, è molto divertente. No, ma comunque c'ha un movimento infatti. Io personalmente ti invidio, Fiorella. A me ballare mi è sempre piaciuto, cioè, in realtà. Si vede, sempre. Molto bene. No, dicevamo appunto della canzone che è molto bella musicalmente, il testo è importante, tu comunque hai sempre dato molto peso, molta importanza alle parole, lo fai praticamente sempre, quindi questo fa parte della tua vita in generale. Non posso insomma cantare canzoni che non abbiano un testo dentro che mi permettano di esprimermi. Ecco, non è un po' ormai un'abitudine, ma anche perché io sono un interprete. Se non interpreto parole che sento mie, no? Anche se sono parole scritte da altri in molti casi, ma devo sentirle come mie. Non riesco ad esprimermi, per cui non ce la faccio proprio. È più forte di me, non ho un'estensione vocale che mi permette di giocare con la voce, sai, a volte sopperisce al testo con un gioco vocale. Io questo non ce l'ho, per cui o ho delle parole che mi emozionano e in quel caso solo se emozionano me, poi se riesco, quando ci riesco, emoziono anche gli altri. Tu hai scritto una cosa molto emozionante anche sui social, perché a un certo punto scrivi: la mia vittoria è sentire che la canzone è vostra. Nostra, perché la sento anche un po' mia, in virtù del fatto che ha proprio questo testo così importante, è una vittoria a maggior ragione, no? Beh, le donne sicuramente ci si ritrovano, perché è un manifesto nostro, è un orgoglio di appartenere all'altra metà del cielo, per cui credo che ognuna di noi ci si riconosca. Ma il fatto è che la cantano tanti, anche molti uomini. È vero. E è ne vero. Fanno anche loro dei balletti su TikTok, li vedo. Per cui ancora a maggior ragione ne sono felice, ne sono fiera. Però questo è il bello della musica, no? Perché magari uno sente la canzone e dice: ah, mi piace, questo ritmo è carino. Cioè, mi ricordo le discoteche negli anni 80, 90, quando ascoltavo canzoni che avevano dei significati importanti, la gente comunque le recepiva e le ballava pensando magari a tutt'altro. In questo caso è una canzone in italiano, quindi il testo lo capisci, quindi arrivare anche tipo su TikTok con una canzone che ha delle parole pesanti, importanti, diciamo, che hanno un peso, e questo è un grande risultato per chi fa musica, insomma. Ah, sicuramente sì, sono stupita anch'io, in realtà sono molto stupita di vedere adolescenti, ragazzi, ragazze molto giovani, perché sai, magari se arriva una donna matura e adulta o un uomo che la canta, beh, diciamo che quello dovrebbe essere un po' il mio pubblico, no? Il bacino, certo, della mia utenza. Ma quando invece questa cosa passa la barriera e arriva a generazioni molto ma molto più giovani, ti assicuro che insomma è una grande bella, certo, soddisfazione. Fiorella Mannoia, Radio Italia, Solo Musica. Grazie. Italiana. Giusto. Grazie. C'è giustamente il tifo per te, che nel fuori onda, lo diciamo, ha cantato la canzone tutta, Fiorella. Non riesce a smettere di cantare, Fiorella, e questo ci fa molto piacere. Volevo dire due parole proprio su questa canzone. Certo. Quando l'ho cantata, quando me l'hanno proposta, Amara è l'autrice del testo. Amara è un'autrice straordinaria, con la quale ho collaborato tanto e con la quale continuerò a collaborare. Ma quando me l'ha proposta, devo dire la verità, leggo il testo e mi viene uno scrupolo, no? Perché dicevo: che sia benedetta, però chissà quanta gente sta male e magari potrebbe pensare: sarà benedetta per te, invece a me, per me, con me la vita non è stata così, come dire, così generosa. Per cui un po' di scrupolo me l'aveva fatta. Però la cosa che vi assicuro che mi ha commosso tantissimo è che a questa canzone sono legate le persone che soffrono.
tante persone sotto chemio, tante persone sulle carrozzine, tante persone che hanno avuto problemi veramente seri, cantano e mi ringraziano per questa canzone, per la forza che questa canzone gli ha dato. Allora vedo che la vita veramente non ti stupisce sempre. Meraviglioso. Parlavamo prima dell'importanza delle parole e la scelta dei testi, e quindi ci sei tornata su e hai fatto bene. Sul discorso Mariposa, ho scoperto andando a leggere in giro che arriva dalla Spagna, insomma, che significa farfalla, sì. Ma anche in Italia, in certe zone della Sardegna, usano dire mariposa al posto di farfalla. Questa vuol dire, vedi, le dominazioni che ci sono state nel corso, certo, dei secoli. In fondo, quando diciamo, no, l'identità italiana, noi siamo italiani, ma noi siamo un miscuglio di spagnoli, di arabi, di francesi, di austriaci, di albanesi, e l'Italia è veramente un miscuglio di tutte le etnie che sono passate da noi, e la mariposa in Sardegna ne è la prova, ma ci potrebbero essere tanti, certo, altri vocabili. Però mariposa in questo caso è nata come omaggio alle sorelle Mirabal, che erano tre sorelle, anzi quattro sorelle, ma tre delle quali furono uccise nella Repubblica Dominicana da una dittatura terribile del generale Trujillo. E furono uccise perché erano delle oppositrici al regime, e furono trucidate, ammazzate, abbastonate e buttate giù di un dirupo. Lo volevano far passare, come spesso accade, come un incidente di auto, ma la popolazione non ci ha creduto. Non ci ha creduto talmente tanto che hanno costretto il dittatore a dimettersi. E furono ammazzate il 25 novembre del 1960. Forse non tutti sanno, non so se lo sapete, che noi festeggiamo la giornata mondiale contro la violenza sulle donne il 25 di novembre, proprio in onore e a ricordo delle sorelle Mirabal, che erano chiamate le farfalle. È vero, le farfalle. Las Mariposas, perché erano bellissime, erano tre sorelle bellissime. Infatti l'origine di questa parola arriva proprio da lì, dall'America Latina. Sì, dall'America, esatto, Latina. Sì. Senti, ma a che punto siamo con i lavori per il nuovo album? Stiamo lavorando, ecco, appunto, anche con Amara, stiamo lavorando, non abbiamo ancora concluso, non abbiamo ancora finito, però stiamo lavorando e stiamo a buon punto. Io penso che entro l'anno riusciamo. Vabbè, questa è una buona notizia. È una buona notizia, questa è un'ottima siamo notizia. Curiosi. Se il singolo, insomma, ha funzionato così bene ed è così bello, ci aspettiamo qualcosa di veramente, come al solito, molto molto originale. Poi vabbè, ci sono gli appuntamenti live, perché tu non ti fermi mai. Lo dicevamo quando sei venuta a trovarci a Sanremo, dico, ma la casa ce l'hai ancora, perché sei sempre perché in giro, sempre stai. In giro, è vero. È vero, è vero. A volte vado a casa, dentro il frigorifero ci stanno i topi morti, praticamente non c'è niente da mangiare, per cui apro, ma non c'avevo, no, non mi ricordo neanche più che c'è la roba muffita, insomma, io purtroppo a casa ci sto poco. Però ieri sono andata a trovare Daniele Silvestri, no? Sì. E ho cantato con lui nel suo spettacolo, e anche lui mi faceva un'intervista per un podcast, uh-huh, e mi ha detto, vabbè, lo dico come me l'ha detto lui, no? Certo. Ma dopo tutti sti anni in te sei rotte i coglioni. Allora io ho detto che in realtà qualche volta ci penso, perché io veramente ho 70 anni, canto da quando ne avevo 7. Scusa, mamma, a 70 mia, anni ci vuole applauso, perché 70 mia, anni dove? Per cui praticamente immagina da quanto tempo è. A volte mi viene e dico, ma in pensione prima o poi ci dovrò andare. Ma perché? Però quando poi salgo qui sopra, ogni palco, salgo là sopra come ieri sera con Daniele, gli ho detto, ma Daniele, ma che cavolo dovrei fare io? Ho passato più tempo sui palchi. Quando si sta qua sopra, poi ti dimentichi di tutto, della stanchezza, ti dimentichi qualsiasi cosa. Tutto lì. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi, e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore
che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. È difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai. Con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro. In fretta vanno via delle giornate senza fine, silenzi, che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? Macchine per noi, i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più, se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai. Nelle sere tempestose portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora un altro. Forse. Non è detto, potrebbe anche essere no. E ricordate che quando una donna dice no, in qualsiasi vestito, in qualsiasi condizione, in qualsiasi situazione, quando una donna dice no, è no! Grazie Fiorella, grazie. Fiorella, sei meravigliosa ed è importante, grazie. Lanciare questo grazie messaggio. Grazie anche ai ragazzi, grazie, che ti hanno accompagnato. Grazie ai tuoi musicisti, grazie. Bravi veri. Chitarra e voce, ricordiamolo per quelli che ci ascoltano in radio. C'è Fiorella Mannoia qui con noi. Ci accomodiamo di nuovo. Ci sediamo, preferisci stare... Sì. Ok, mettiamoci qua. Allora, stavamo dicendo prima che hai messo via le candele... Sì. Ma hai finito con le candele? Ho casa invasa, la cantina invasa di candele. Perché parte questo nuovo tour? Sì, siamo passati dalle candele, un pianoforte e voce con quel musicista straordinario che è Danilo Rea, e adesso partiremo con un'altra cosa ancora. Mi piace del mio mestiere, mi piace il poter cambiare. Bisogna sempre cambiare, bisogna sempre rischiare, altrimenti veramente dopo tanti anni, dopo c'ha ragione Daniele Silvestri quando dice non ti sei rotta le scale, che uno certo. Si rompe. Invece devi cambiare. Allora la prossima tournée sarà con l'Orchestra Sinfonica. Faremo una tournée con la grande Orchestra Sinfonica e sarà molto, ma molto emozionante, molto anche, sono curiosa di sapere come saranno riarrangiate tutte le mie canzoni con quell'organico lì, per cui sarò ben curiosa anch'io di sapere come sarà, ma sicuramente sarà una cosa nuova. Fiorella, sono i cambiamenti o le novità
ad essere un po' le molle, no, che ti spingono ad andare avanti in questa carriera straordinaria, fra le altre cose? Perché io ogni volta che ti incontro ti vedo sempre, ti percepisco sempre molto propositiva, sempre molto lungimirante anche. E allora mi chiedevo appunto se fosse davvero questo il segreto, o uno dei. Guarda, il segreto secondo me della vita in generale è essere curiosi. Quando smettiamo di essere curiosi del mondo che ci circonda, delle cose che succedono e di quello che gira intorno a noi, della politica, dei fatti che succedono nel mondo, quando si smette di essere curiosi, allora sì che si invecchia. E allora credo che questa curiosità, questa voglia, questa mettersi in gioco e avere anche il piacere di giocare. Perché a me, per esempio, non mi è mai passata, sono un'eterna ragazzina. A me se mi chiedi di giocare a qualsiasi cosa, io gioco, sempre. Per cui, ecco, questa voglia di giocare, questa curiosità nei confronti del mondo, una curiosità nei confronti delle nuove generazioni, non chiudersi, perché spesso noi facciamo questo errore dicendo però ai miei tempi le canzoni erano più belle, queste sono più brutte. No, cerchiamo di capire, anche perché anche quella è una cosa sociologica, cerchiamo di capire perché oggi c'è questo linguaggio. Cioè, se non, tu non ti poni nella condizione di capire, ti chiudi. E allora poi c'è il mio mondo, il nostro mondo, il loro mondo. E invece è sbagliato. No, va accettato, anche perché sono comunque dei cantautori, nel senso. Come cioè, no? Per esempio, io adesso loro. Vi dirò che, onestamente ammetto l'ignoranza, ma Joliet non lo conoscevo di nome. Mi ci sono appassionata. E vi posso dire che mi piace assai, ma proprio tantissimo. E hai ragione. Tantissimo, vedi, anche lì non mi c'ero avvicinata prima perché dico, beh, magari è una cosa da giovane, io non la capisco. Invece io la capisco e come, se ho voglia di entrare nel mondo loro. Sì, ma... Per cui ecco, ho detto Joliet per dire tanti altri, potrei fare altri nomi, però per questo ti dico che bisogna avere l'attitudine all'altro, sempre. È vero, è vero, è vero. Senti, tornando a Sanremo, sei contenta che ha vinto una donna quest'anno? Beh, certo, ne sono contenta per Angelina, è brava, per cui sono felice, sì, sono felice. Certo, sul podio sarebbe, era difficile scegliere, onestamente, perché c'erano tutti e cinque, erano tutti e cinque validissimi, sì. Per cui è stato un po', io non mi sono astenuta dalle preferenze. Per cui non... No, non te l'avremmo chieste. No, no, infatti, non ci saremmo azzardati in questo senso. Siamo andati solo sulla donna. Ci siamo fermati lì. Tutti per te. Dai, grazie. Fiorella, il balletto, sì. Dirlo, insomma, visto che insomma Mariposa, siamo alle ultime battute, lo dice nella canzone, una nessuna 100.000, doppio appuntamento inizio maggio, tu sei presidente onorario praticamente di una nessuna 100.000, vi state preparando, cast strepitoso, insomma, sì, siamo curiosi. Ci stiamo preparando, i concerti sono tutti sold out, per cui la risposta della gente a questa al nostro appello è sempre così... veramente così di una generosità. È successo a Campovolo, era successo anche prima con Amiche in Arena, con Loredana, e adesso in queste era praticamente volevamo fare una data, ma abbiamo aperto la seconda perché veramente potevamo aprirne anche una terza, una quarta. Scusa, ti vorrei ricordare che hai anche da fare la quella sinfonica, nel senso. Cioè, sì, 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 ho un po' da fare, un po' da fare in realtà. Però questo sono sicura, che lo posso dire con certezza, sarà un appuntamento fisso. Una volta sarà all'Arena, la prossima volta torneremo forse a Campovolo o da un'altra parte, ma questo sarà un appuntamento fisso, perché i centri antiviolenza purtroppo hanno bisogno di fondi e questo, grazie alla vostra generosità, lo possiamo fare. Hai donato anche l'arazzo che ti hanno regalato di Mariposa. Sì, l'arazzo adesso sarà messo all'asta, che mi hanno fatto a telaio proprio. Un arazzo meraviglioso, fatto proprio con i telai di una volta, con su scritto Mariposa. Poi abbiamo fatto anche, abbiamo delle sciarpette, anzi se qualcuno me la porta... Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo al volo, la sciarpetta. Se adesso arriva, andiamo così te ne faccio dono. A lui no, perché lui è un maschietto, non ci fa niente. Ma a te ne faccio dono e poi magari anche queste saranno... Cerca la sciarpa. Sì, adesso che arriva. Saranno poi messe in vendita per chi le vorrà acquistare. Eccola. Grazie. Eccola. Ecco, prego. Per chi le vorrà acquistare, anche questo sarà devoluto tutto alla fondazione. Bellissima, molto colorata, molto bella. Veramente molto bella. Vediamo se si vede, se la metto. Aspetta. Giusta. Lo
Eccola. Sì, sì, l'hai messa sì. Giusta. Dall'altra parte, aspetta, così, perfetto. Con scritto Mariposa. Eccola. Bella. No, voilà. Grazie Fiorella, mamma mia. Niente, io... Grazie. Senti, dopo la serata delle cover, tornerai a cantare con, come si chiama, Francesco Gabbani? Ah, guarda, no, mi piacerebbe assai. Rido, non lo capisco perché. Anche no, lì siete divertiti un sacco. No, ci siamo divertiti, perché in realtà adesso su quel podio c'era il primo e il secondo posto. Ognuno di noi voleva vincere, diciamo la verità, certo. Mica siamo ipocriti, no? Però una volta che è stato decretato il vincitore... Eh sì, ci rimani lì per lì, ma poi ti ripeto, io non ho più, cioè magari c'erano rimasti male più quelli che lavoravano per me che me stessa. Per cui poi alla fine ho detto, beh, è andata così, sono felice per lui, tanto come vedi, se le canzoni piacciono, a prescindere dalla posizione in cui escono. Vi voglio ricordare, Vasco Rossi è arrivato ultimo. Bravo. E poi voglio comunque ricordare. 23 brani di Sanremo nelle prime 23 posizioni non sono un caso. No, ma io sono più che felice. Per cui con Gabbani, però, con questo fatto che ci abbiamo tanto riso sopra, la mia amica Sabrina Ferilli mi ha scritto: ti sei fatta fregare da una scimmia. Per cui... Però scusa, lui ha giocato sporco con la scimmia. Però da questa cosa qui potete immaginare quanto ci abbiamo riso, no? Tutti mi prendevano in giro, la scimmia. Per cui però nella testa della gente un po' era rimasta come se io avessimo qualcosa di che ci volessimo, come dire, c'era un po' di astio. Un brutto rapporto. Invece assolutamente no. E allora quando c'è stata l'occasione dei duetti ho detto: Francesco, andiamo là e facciamo le nostre canzoni, così almeno sfatiamo questa e avete fatto idea. Bene. Che poi, scherzando, quando cantava lui, io come vedete facevo un po' la sostenuta, vabbè, canta sta canzone. Poi quando è partita mi sono levata la giacca e ho detto: ma chi se ne frega. È stato divertentissimo, vabbè. Anche da vedere da casa. Fiorella, è sempre un piacere averti qui su questo palco. Grazie, qui a Radio Italia. Grazie torna a voi. Quando vuoi, lo sai, a casa tua. Grazie lo so cuore. Che sono a casa e mi sento a casa. Grazie, ci fa grazie. Piacere. Grazie Fiorella. Ciao Mannoia, a tutti. Grazie. Grazie, un bacio a tutti voi. Buone cose. Ciao a tutti. Dall'EasyBank Music Place, le interviste di Radio Italia, solo musica italiana.